siamo con il ministro Giulmini. Come è andata? Finalmente sono arrivati a questo accordo, c'erano tante perplessità, mi sembra un risultato molto buono. È un risultato straordinario, una bella giornata per Milano che si conferma non solo una città operosa ma anche città d'arte e di cultura. Io credo che fosse ormai tempo di valorizzare la Pinacoteca di Brera, era nata nell'idea di poter reggere un confronto con Luca, ma oggi gli spazi ristretti la tenevano un po', come dire, sottotono. Grazie a questa valorizzazione e all'accordo con l'Accademia noi raggiungiamo due grandi obiettivi: fare della Pinacoteca un museo veramente internazionale e dell'Accademia un campus, quindi di buon livello. Mi pare che sia un risultato positivo per Milano, ma non solo per Milano. Sicuramente sì, c'era grossa perplessità da parte degli studenti, lunghi incontri e chiacchierate, sì. Però mi sembra che dovrebbe nascere un polo, anche quello che chiamiamo di Brera 2, sì. Di grosso impatto per il mondo studentesco, sì. E non solo. Capisco le preoccupazioni degli studenti, che in parte l'impegno del direttore Mariani forse ha contribuito a fugare. È bene però che gli impegni assunti con gli studenti, con l'Accademia, vengano, come dire, mantenuti e da un lato venga riconosciuta all'Accademia uno spazio adeguato, quindi 26.000 metri quadri credo che sia davvero uno spazio considerevole, 15.000 metri quadri di spazi verdi e poi la possibilità però di mantenere l'utilizzo di alcune aule dentro Brera. Quindi mi pare che l'insieme di questi punti possa rendere l'accordo come dire, condivisibile anche da parte degli studenti. E poi nella fase attuativa però come Ministero garantisco di monitorare perché vengano rispettate pienamente le aspettative, le richieste degli studenti e dell'Accademia.